Di recente a Tata è stato chiesto da una persona che si autodichiarava un corriere diplomatico, che fino a quando non conosco alle mie spalle un'organizzazione con un potere serio, il cui interesse è scoprire la verità, è meglio per me se sto attento a ciò di cui parlo. Cari pensieri preoccupati, ma continuo a fare le mie cose. Dopo la conferenza, Agnes Golenia ha dichiarato di aver ricevuto una serie di fotografie da Guillermo Aguirre, che vive a Buenos Aires ed era il biografo dell'amico di Moritz, Julio Goyen Aguadó. Guillermo conservò i tre manufatti che presumibilmente furono portati in superficie dalle profondità del Tayos. Ha anche inviato foto molto dettagliate di una placca di metallo dorato, disponibili per la prima volta sul sito web di Agnes Golenia. I segni dell'ABC Maya dello Yucatan, che tuttavia non sono noti dal territorio ecuadoriano, erano incastonati nel piatto. Potrebbe essere che la scoperta sia originaria dell'America centrale e con questo oggetto non corrispondente geograficamente, Moritz ha cercato di convincere il pubblico che la scoperta proveniva da Taos? Un noto insieme di reperti di La Mana potrebbe aver avuto la possibilità di collegarsi ai risultati dell'antica cultura Maya e raggiungere anche l'area meridionale. Tra i reperti decorati con colorante fluorescente vi è il set di tappi numerati con il caratteristico sistema a 20 numeri dei Maya. Le informazioni extra sono che scheletri di 3-3 metri e mezzo riposano nelle tombe. Consiglio il video dell'esperto dell'argomento, Matek Kamil. Nell'autunno del 2014 ho avuto la fortuna di visitare personalmente la grotta. Dopo che l'allora presidente Rafael Correa ordinò un riesame del regime di Tayos, il presidente annunciò con il signor Manuel Palacios che gli sarebbe piaciuto vedermi nella squadra come osservatore ungherese. Fu già allora che arrivarono le prime notizie che le guardie erano aperte a presentare l'ensemble in modo che il mondo potesse conoscerlo. A Rafael Correa fu offerto che potesse essergli mostrata la libreria dei metalli se avesse accettato i loro termini. Arrivò anche nel luogo concordato, accompagnato dalla guardia del corpo del presidente. Gli Shuar dissero che solo il presidente sarebbe stato scortato da qui. Le guardie del corpo sarebbero rimaste e hanno anche affermato che si sarebbero avvicinati all'entrata segreta durante un tour della festa pluviale più lungo, in cui il presidente avrebbe dovuto superare alcuni esami per vedere se il presidente fosse degno del segreto per entrare nel posto. Sebbene sia un dato di fatto che i regolamenti e le leggi degli autogoverno indigeni siano validi nel campo delle riserve, è evidentemente difficile discutere della possibile esecuzione del presidente nel corpo delle guardie del corpo. È ipotizzabile che queste condizioni non siano state accettate da Rafael Correa. Attualmente vive in Europa, nascondendosi dietro casi di corruzione. Il suo successore, Lenin Moreno, continua a sostenere la ricerca ufficiale grazie a una piccola raccolta di reperti trovati a settembre 2017. Il professor Toukeridis, un geologo di Quito, sta conducendo la ricerca. All'inizio era scettico e in un rapporto aveva definito come bugiardo e truffatore Janusz Moritz. Tuttavia, ha anche sottolineato la sua ignoranza, perché l'ha caratterizzata mentre Moritz si fotografava più volte con lastre di metallo e questa persona che conosciamo era il padre di Carlos Crespi. Nel settembre 2017, una spedizione esplorativa rafforzata dai militari ha sfruttato i bassi livelli dell'acqua per scoprire una sezione precedentemente sconosciuta nuotando attraverso un sifone. Nel suo messaggio scritto, Teofilo mi informò che erano state trovate sculture murali e un piccolo insieme di reperti dell'età del rame, una specie di altare, la cui età era stimata tra i 1000 e i 500 anni avanti Cristo.
Questo non è quindi in relazione coincidente con i risultati descritti da Moritz, che ha descritto più dettagliatamente in una delle lettere di Moritz. Il ricercatore ha anche affermato di vedere già le cose diversamente. Moritz non era un bugiardo e un truffatore, e ha chiesto al presidente di continuare le sue ricerche. Anche qui vorrei ringraziare Toukeridis per la fiducia che ha riposto in me solo dopo aver visto un mio documentario, Taios, senza nemmeno conoscenza personale. Mi ha invitato per mostrarmi i reperti, ma la data possibile era appropriata solo durante la stagione più secca. Nemmeno il mio programma di lavoro ha permesso questo e l'associazione culturale Janos Moritz non gode dei vantaggi dell'adesione al club di organizzazioni non governative piene di fondi pubblici. Finora non sono stato in grado di rispettare l'invito. La morte di Moritz. La circostanza della morte di Janos Moritz è, ovviamente, una prelibatezza per i teorici della cospirazione. La versione ufficiale, già descritta dal libro del dottor Gerardo Matteus, nella descrizione della foto della tomba del ricercatore, è già nota. Il ricercatore è deceduto il 27 febbraio 1991 alle 14:45. Fu messo a riposare per sempre il giorno successivo alle 17 nel cimitero di Guayaquil. Come si può vedere dai sintomi descritti, non è nemmeno esclusa la possibilità che Janos Moritz sia stato costantemente e sistematicamente avvelenato. Facendo riferimento solo alle voci, menziono che ciò potrebbe essere dovuto al fatto che non ha rispettato pienamente i suoi impegni riguardo alla libreria dei metalli. Le foreste pluviali del Sud America nascondono una miriade di veleni e droghe a noi sconosciute, che vengono utilizzate dai nativi locali. Abbiamo anche esplorato questa opportunità sul campo dopo aver avuto la fortuna di ottenere informazioni sulla precedente routine quotidiana del ricercatore. La condizione principale per l'intossicazione continua è che viene somministrato a piccole dosi durante le attività quotidiane. Il modo più ovvio e fattibile per farlo è immettere nel corpo una tossina idrosolubile ma non maleodorante a base vegetale. Questo potrebbe essere stato facilitato dalla routine quotidiana, quasi rigorosamente, del ricercatore, di andare sempre allo stesso bar e ristorante. Possibile, ma non provato. Nel ristorante, naturalmente senza nome, abbiamo fatto la solita colazione di Moritz, con succo d'arancia appena spremuto. I documenti di Guillermo potrebbero essere sullo sfondo che Moritz e Julio Goyen hanno portato alla luce nel 1968 come una sorta di prova. Lajos Nádorffy afferma fermamente che Janos gli disse chiaramente durante il loro incontro personale nel 1982, fonte Richard Zell, Messaggio dagli dèi, pubblicazione personale, che non ha portato alcun oggetto fuori dalla caverna, poiché questa condizione gli è stata imposta dagli Shuar. Quindi questo è controverso. Quindi ci sono ancora molti punti interrogativi sull'argomento. 1. Puoi rafforzare il tuo dito apprezzando l'articolo, non avrà altri effetti. 2. Condividendo puoi aiutare con le informazioni. 3. Puoi aiutare il dialogo costruttivo con commenti significativi. 4. I post in giro o privi di scrupoli, forse idioti, non sono più fastidiosi. Con amicizia, Zoltan Varga.